lasciami. Oh, mettiamo qua su, raga. Fermo. Tranquillo, finito. Dietro. Non ho più altro, è finito. Oh mio Dio, le fate tutte e tre, Oh mio Dio, le fate tutte e tre! Ma secondo voi quanto è forte Tonali a Warzone? In questo video ho fatto le 20 bombe. Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo video. Vi ricordo che siamo in live ora su Twitch. Qua potete cliccare qua. Vi ricordo, se avete Amazon Prime, avete una sub gratuita che potete utilizzare una volta al mese, sempre gratis. Se vi saltate tutta la pubblicità, non guardate più pubblicità. È un servizio che magari state pagando. Vi ricordo che magari non state utilizzando. Quindi collegate i due account, ci avete sempre la sub. Allora, oggi siamo qui con un gameplay con Tonalone, che è un amico di Claudio. Vabbè, chi mi segue su Twitch, chi ci segue, insomma, sa la storia, la lore di, insomma, di questa cosa. È giusto, ieri o l'altro ieri ci è capitato di giocare appunto con Sandrone, che tra l'altro è fortissimo, cioè ci avevamo giocato già varie volte con Sandro, però è capitato insomma l'altro ieri pomeriggio, insomma, e ci abbiamo giocato. Poi vedrete il gameplay, insomma. Vabbè, Sandro lo conoscete, non lo devo introdurre. Allora, ho trovato finalmente la quadra di sto cabo di Owen, perché l'Owen, ragazzi, ha una caratteristica particolare. Allora, passiamo direttamente ai dati. Vi ricordo, se non vi interessa questa roba, che però probabilmente è interessante, skippate direttamente. Allora, la build dell'Owen. Ragazzi, l'Owen è cambiato perché hanno fatto appunto la patch, aggiornamento, eccetera, e hanno diminuito, diciamo, il bullet velocity, bla bla bla. Comunque, diciamo che la build classica del, quindi con il recoil booster, il Gorenko, i colpi Gorenko e la seconda canna, insomma la canna corta, work ancora, però serve esattamente un colpo in più per tirare giù una persona a terra. Funziona uguale, anche perché è un'arma che ha pochissimo recoil, cioè recoil controllabile, non pochissimo recoil, però diciamo che quando vai in 1v1 contro magari gente forte, eccetera, quel colpo lì lo senti, cioè si parla comunque di centesimi di secondo, di millesimi di secondo, che ti cambiano effettivamente il fight. Vi faccio vedere i dati. Allora, questi, diciamo che è la build, quella base, insomma, dell'Owen. Vedete, qua ho messo anche un MP40, sempre con i Gorenko di base. Considerate che non ho messo né il recoil booster né la canna, diciamo, giusta all'Owen, alla MP40, però considerate che quando andate a mettere tutti quei tutti gli accessori, i dati si traslano tutti verso destra, cambia poco, cambia di pochi millisecondi. Di base il grafico rimane comunque questo. L'Owen è buggato, c'ha un caricatore che è buggato rispetto agli altri. Allora, come vedete qua, vi ho messo i vari Owen appunto con i Gorenko e con i 33 colpi, che però più o meno sono la stessa cosa. Vi ho messo anche le MP40, che più o meno, come vedete, più o meno il TTK è più o meno lo stesso, ma poi l'Owen con i 60 colpi, cioè ballano qua, raga, praticamente 2 decimi di secondo praticamente tra un Owen e un altro. In un gunfight è tantissimo, c'è un ma. Allora, i 60 colpi hanno un piccolo problema, cioè vi abbassa la cadenza, il ratio di fuoco si abbassa, ma vi alza il danno. Questo significa che, ad esempio, in chest la gente la scoppiate. Ma ovviamente se andiamo in head, diciamo che si assottigliano le differenze, quindi poco cambia. Idem se andiamo, diciamo, in neck, più o meno TTK sempre quelli, Lowen sempre con i 60, che la striscia viola domina ancora. Se andiamo a sparare alle le gambe, comunque diciamo che a livello di TTK Lowen fatto così è il migliore. C'è un ma, andiamo di là. Perché vi dico che c'è un ma? Allora, intanto questa è la classe. Abbiamo convogliatore rinculo, la seconda canna. Sto ancora cercando di capire se metterlo senza canna oppure con la seconda, però adesso vi do la mia spiegazione del perché sto usando la 142. Questo mirino qua, che ha una particolarità, un segreto che non vi ho ancora detto, che poi vi spiegherò. Calcio rimosso, acrobata, celerità, impugnatura lavorata. Ho dovuto cambiare l'impugnatura perché sbarellava troppo. I colpi da 60, gli allungati e ferma mano. Perché questa build, secondo me, però, non è una build per tutti. Questa roba, raga, è letteralmente inutilizzabile a parer mio sopra i 15 metri. Cioè, davvero, c'ha un kick fortissimo dell'arma. Anche io, che sono abituato magari a tenere l'MG82, io stesso ho difficoltà a tenerlo sulla lunga, media distanza, ok? Inutilizzabile, è letteralmente inutilizzabile sulla media distanza. Ma se su Rebirth lo giocate low, mi piace giocare low su Rebirth, questa è una bomba. Nel senso, nei close range difficilmente andate a perdere un gunfight con sta roba se riuscite a hittare, perché diciamo a livello di TTK, a livello di danno, è l'arma che fa più danno. Il problema appunto è lo sbarellamento, davvero sbarella tanto tanto tanto. Quindi se siete, diciamo, le prime armi, accannate questa build, andatevi a prendere quella vecchia degli altri video che vi abbiamo caricato qua sul canale. Se siete la pad, un piccolo consiglio. Allora, l'Owen, appunto, avendo poca cadenza di fuoco rispetto a una MP40, eccetera, dove magari potete missare più colpi e correggervi, l'Owen fa tu, ok? Quindi avete uno spazio di delay tra un colpo e l'altro, cosa che magari con gli altri SMG, tipo il MAC, tipo altre armi con altri dati di fuoco, non avete. E quindi
Se siete tra pad, io vi consiglio di addirittura non usare la canna, perché io sto notando che con questa build qua, con i 60 colpi, effettivamente sbarello. Cosa succede? Per andare a controbilanciare il fatto che smiro, devo per forza andare a aumentare di qualcosa la cadenza per cercare di recuperare quei fatti che magari perderei. Se siete tra pad, secondo me, avendo l'automira magari da un po' più vicino che non vi si scolla, fidate, è devastante. Potete utilizzarlo anche senza canna. E tra l'altro, la cosa assurda di questo Owen qua è che se voi andate a colpire... Non è una critica che sta usando il pad, attenzione. Sono due metodi di giocare diversi, punto. No, stop. Tra l'altro, la cosa assurda di questo Owen è che se voi andate a beccare in chest, lasera qualunque altra arma, non si capisce perché, ha un danno altissimo nel chest, alle spalle, qualcosa di clamoroso. Però, sbarella. Ragazzi, vi lascio il video, vabbè, con l'XM4, che è la solita build, scrivete Storm XM4, la trovate su YouTube. Vi lascio il video, scusate questa intro lunghissima, però c'era da fare questa piccola premessa. Vi lascio il video. Ehi, Matte. Aiuto, Matte. Fatto. Vai. Lascia sulla, vai. Sopra. Sandro Tonali, salve, le posso dare di lei? Mi piacerebbe molto aprire un dibattito sulla dieta del calciatore. Come si fa a sopravvivere? Si mangia solo figa? Chiedo, grazie mille. C'era un'altra qua, Sandro. Turno. Ma sto uscendo lo stesso. Io non ho niente. Questo è ancora qua dietro. Tieni, siano placche, Sandro. Qua a sinistra. Che c'è? Sceso il balordo, sceso. Hey, Sandro. Sandro, qua c'è la cassa. Nemico marcato. Vieni qua su. Dimmi quando tu verrai. A terra, sopra. Guarda qua, com'è lag quel tipo? Dimmi quando. Na 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 na. Sai che sta Welgan base che ho trovato a terra? Quasi, ma la tengo. Quasi. Craccato, che merda sto gioco! Io vado sotto, vado a pusharli. Sì, vabbè, 27, la madonna, quanti sono qua? Dietro. Riuscito a tirare nuovi, raga? 3, 2, Simo, no, 1, uscito. Tutto così casereccio ormai. Adesso li compro. Ah, tu sempre con l'RPG mi uccidono sto gioco di merda. Magari quelli sono dell'Ellas. Stanno sniperando apposta. No, l'ho manchiato, mannaggia a me. E me l'ha pure fregato Tommy. No, Tommy. Ah! Se ne seguono tutti! Tutti! Non l'ho fatto apposta, scusa. No, non l'hai fatto apposta, mio, visto. Ma secondo me ti fa Porto Gruaro, vale, però, in realtà. Ci ha mentito. Non era milanista, ma era del, insomma, Porto Gruaro, che non so manco dove sia Porto Gruaro. Ragazzi, ma quelli là stanno ancora sulla torre. Cioè, sono in tre sulla torre, raga. In testa! Ma scherziamo. Infatti non è una bella cosa. Scusami. Oh, ma siamo qua su, raga. È sceso? Merda. Non ci sono, Star. Ne ho tre allo shop. Ah, il cazzo! Finito, potrei mandarti e le foto di nonna del foto 40 euro, due foto 31 euro. Fermo, tranquillo, finito. Dietro. Non ho più altro, finito. Oh mio Dio, le ho fatti tutti e tre. Oh mio Dio, le ho fatti tutti e tre. No, ma ha avvistato il balordo, Bastardo, vieni qua. Schifoso, lurido. Fuck. Addio. E non so tra uno, spero. Che ti serve, Sandro? Dimmi tutto. Colpi, c'ho tutto, Addio. Ce l'abbiamo sotto nel buco, nel doccio qua sotto. Ma guarda te! Però minchia non mi vanno giù, Cioè, lo fanno apposta. Ho capito, Stormy, 16 bombe, sta variando. Arrivano sotto destra, Stormy.
Mamma mia, quanto sei goloso. Sotto qua? Com'è? Tognazzo. Ma basta l'RPG, ragazzi. Si è messo a terra sto coglione, sto torressando. Sopra, 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 mate sopra anche. Aspetta che mi devo paccare. Arrivo. Ragazzi, ma questo è ancora con l'RPG, mi faccio già impazzire. Qua sotto? Ma distrutto, cazzo, raga, l'ho smirato. Quanti sono, Matte? Fa uno, uno, almeno uno, almeno uno. Sto scendendo come un pazzo. Comunque c'era gente in fondo. Mutato, prima, cazzo. Spider, spider, spider. Un altro, dietro. Fatto, oddio, come l'ho preso. Oddio. Sono senza cura. Tara. Devo scendere, mi sa che devo andare a lottare. Buono. Amore. Un altro mi sa, eh. Altri. Tutto qua. Ho preso l'oddi. Oh, raga. No, è one shot, follia. Mi appena ce l'hai che... Prendiamo ce l'hai che... Preso. Oddio, qua. Un altro qua dentro. Nel buco? Sì. Tiro bombarda da fregno. Due. Fatto. Prendiamoci like, raga. Prendiamoci like. No, bombarda. Okay. Sandro. Tempo restare. Dopo. No. Dov'è? Allora. Dentro la casetta, no. Orco. No, il balordo con l'RPG. Una volta mi ha ucciso questo. Eccolo. Dov'è questo, raga? Corona? Dov'è? Dietro qua, raga, dietro qua. È andato sotto. No, è andato sotto qua, raga. È andato a prendere il tunnel. Armi. Prendo piastre, raga, piastre qua. Grazie. Non abbiamo armi. Fai un attimo, no. Guarda, fermo, vai. Coglione, guarda. Dietro. Ok, sono dentro questi, eh. Sono sopra. Sopra. Cassamoni qua. Sopra di noi. È sceso. Paga la mano. No, sono morto con la cassa. Non ci credo mai. A terra tutti. Giù con la cassa. Non ho maschera. Vado. Siamo 3v1, raga. Quello l'ultimo è quello lì nel Sandro, ce la fai? Sì. Ma l'ultimo sta qua, raga, l'ultimo sta qua. Lasciatelo a me, fallo io. Morto. Ah! Oddio, 20 e... Madonna, raga. Claudio, 20 bombe, Sandro. E tu dove stai, Matte? Io sto a 9, ma 4.000. Dove cazzo sei, Claudio?